Miceno Veritas. L'armonia con il gusto contemporaneo, l'affinamento di una storia leggendaria, l'attenzione alla ricerca, alla qualità, al biologico, la passione inalterata. Miceno Veritas. Alcuni vini invecchiano, i nostri passano alla storia. Bentornati alla piazza, il nostro format settimanale con Gazzetta di Ascoli e Ascoli TV, che va ad approfondire, a sviscerare, a commentare anche sotto forma di chiacchierata le notizie principali della settimana e anche i temi che hanno tenuto un po' banco. No, no, Luca, questa settimana abbiamo tanta carne al fuoco, diciamo, come seconda puntata, come numero uno, perché la precedente era la puntata zero. Ci sono tante notiziole, una sarà anche questa volta una bella chiacchierata. E diciamo la nostra puntata zero ha avuto anche un buon riscontro, ma ecco, forse la formula della chiacchierata sì, è anche più piacevole rispetto a quello che è magari il classico notiziario, no? E quindi, Poi abbiamo messo oggi nella puntata, diciamo, numero uno, avremo anche delle interviste, quindi piano piano Abbiamo un'intervista, poi vedremo al momento giusto. Io partirei innanzitutto, proprio per parlare dei temi caldi, la curiosità, quella che può essere la curiosità, la novità, è questa notizia che abbiamo anche pubblicato sulla Gazzetta, che i banchi salvavita, no? Questo praticamente Ascoli, la città di Ascoli, sarà la prima città a sperimentare, nello specifico l'Istituto Fermi, quindi Viale della Repubblica, i primi banchi antisismici. Si tratta di un progetto studiato da Unicam attraverso la scuola design e architettura con la responsabile scientifica Lucia Pietroni, e appunto andranno a sistemare questi banchi in tre aule dell'istituto. Abbiamo visto anche i disegnini, insomma, c'è cioè il discorso sì, che reggono rispetto all'impatto. Qualcuno fai la battuta? No, perché poi sai, girando per la città, che magari al mattino leggi il giornale, no, queste cose qua. Dici le voci della gente. Qualcuno, te lo dico in dialetto, speriamo che non fa la fine dei banchi quelli che fecero, no? Quelli erano per il Covid, no? Però no, è una bellissima iniziativa, importante, e Ascoli capofila, quindi diciamo che si sperimenterà questa formula innovativa. Fa piacere, perché facciamo tutti gli scongiuri, speriamo che non servano, però no, ma tra parentesi specifichiamo che rispetto alla sperimentazione del banco a rotelle, che poi era una cosa intuibile subito quale sarebbe stato l'effetto, perché insomma andavano a spasso per le aule. Ma questo in realtà c'è uno studio di tre anni, cioè dal 2018 parte il progetto finanziato dal Ministero, a cui hanno lavorato fiori di tecnici, c'era con l'università, e soprattutto si basa proprio sul fatto di utilizzare gli arredi come protezione, cioè anziché arredi come pericolo, no? Perché studiando i movimenti hanno visto che alcuni arredi possono essere pericolosi e li hanno strutturati in maniera utile. Si andava a scuola in elementare, mi ricordo le prime nozioni di, anche alle medie, di educazione civica in caso di terremoti, mettersi sotto i banchi. C'era il problema, però, che qualche banco cedeva. No, c'era pure qualcuno che non c'entrava sotto il banco, no? Quindi no, è una bellissima iniziativa, importante. Sicuramente un plauso, insomma, anche per questa intesa, questa simbiosi tra sinergia, tra enti, nel caso specifico, ma in questo caso la provincia ha sbloccato questa scuola e appunto Unicam, che ha lavorato anche con altre università. Che poi fai l'assist per, diciamo, per dire anche che le scuole ascolane, le scuole della provincia, lentamente stanno per essere adeguate al Comune. Ha già fatto partire cantieri di Sant'Agostino, il Poggio di Bretta e di Monticelli. La provincia sta facendo partire qualche altro cantiere. E quindi poi si dovrebbe partire, speriamo prima possibile, con questo polo scolastico, che la zona, per me, per fare proprio una cittadella scolastica,
antisismica con tutti i criteri, ancora mi sembra che il comune stava trovando l'area, però ancora è tutto in alto mare. No, non era un polo scolastico, hai letto male. Però il comune sta adeguando gli adeguamenti sismici, eccetera, sta trovando delle sedi per, come sedi temporanee per ospitare quando gli alunni si cominceranno a trasferire. Alcuni sono già trasferiti, il problema è stato risolto, Monticelli vanno in via Sardegna, eccetera. Si vede che non segui il bene. Segui più il calcio. Diciamo sulla scuola ho lasciato un po'. Esatto. Sono onesto. E quindi comunque al di là di tutto si sta lavorando in questa direzione, sono già partiti, come abbiamo detto, alcuni cantieri, Sant'Agostino in corso, Monticelli in corso per la media, e poi adesso partiranno altri, poi Malaspina eccetera eccetera, anche la provincia sta facendo partire. Diciamo che il percorso è lungo, anche perché rimettere le mani sulle scuole non è facile dopo decenni in cui da questo punto di vista non è stato fatto nulla. E 6 mesi di scossi di terremoto, quindi diciamo che ce lo siamo scelti bene il terremoto, perché era uno dei più forti degli ultimi 30 anni, quindi insomma anche quello ha contribuito. Cambiando completamente pagina, argomento, una cosa curiosa che abbiamo citato anche con la Gazzetta, no? Questo potrebbe essere il classico post che curiosità di questa nostra trasmissione. Abbiamo pubblicato questa selezione per partecipare come comparse allo spot che verrà girato in Piazza del Popolo il 10 e l'11 maggio. E c'è stata una apoteosi, cioè oltre 500 commenti, migliaia di visualizzazioni, cioè la gente ama stare sotto i riflettori. Guarda, anche perché è una bella cartolina per Ascoli, perché va anche a livello internazionale. Parliamo dello spot di Kinder Bueno. Ascoli sta da diversi anni sta. È una location per tantissimi sia spot che sceneggiati, che film, telefilm. Però se tu ti ricordi bene, noi che abbiamo fatto qualche annetto fa anche televisione, no? Con Quinta Rete, quando mettemmo il promo che ci servivano collaboratori, collaboratrici, ti ricordi che ci furono una marea di ragazzi e ragazzi che vengono a fare i provini, quindi la televisione tira. Diciamo il video tira, l'immagine tira. Poi specialmente adesso con i social, è una bellissima cartolina per Ascoli. E poi abbiamo visto 2 settimane fa c'è stato Borghese, no? È stato assalito dai fans perché è un personaggio televisivo, una persona simpatica, tutti quanti a farsi video. E poi adesso sai, c'è questo fatto della condivisione, che tu c'hai la foto con Borghese, condividi, c'hai follower, ormai il sistema è questo. E quindi cliccate mi piace sulla nostra trasmissione. No, ma questa cosa dello spot ti fa anche capire che oggi nel periodo dei social uno fa del tutto per andare, poi sai, avremo uno spot nazionale, magari anche internazionale, rivedersi fra 10 anni. Oltre al fatto che è una bellissima vetrina, no, per la città, quello, anche se in diretta, però. Quello è uno spot. Che Kinder, parliamo di Ferrero, quindi a livello insomma, mondiale gira. Mi aggancio però a quello che hai detto tu adesso, al fatto che tutti con questa sta diventando quasi un lavoro, il fatto dell'influencer, cioè no, è diventato un effetto lavoro e molti lo rincorrono. Parlando di lavoro, un'altra notizia insomma interessante di questo periodo è quella che riguarda l'avviso della regione che ha stanziato 5 milioni di euro per i giovani che vogliono creare imprese innovative. Quindi si tratta di progetti di 40.000 euro a possibile impresa che parte, quindi start-up innovative, e questo può essere uno stimolo per i ragazzi, perché nello specifico il bando è indirizzato a laureati o laureandi, quindi con almeno il 90% degli esami sostenuti. Può essere questo uno stimolo, una bella spinta in questo senso anche ad autoimprendere oltre che a cercare il lavoro? Allora, non è così nel mio pensiero ti dico sì, perché sicuramente ti dà la possibilità di partire con qualche iniziativa e di rimanere a casa. Poi oggi, tu lo sai meglio di me, i giovani hanno una mentalità più aperta, più ampia. Quindi, sai, un ragazzo che studia tanti anni a Milano, a Bologna, a Pavia, torna in Ascoli. Prende il volo, dici. Torna in Ascoli, non lo so. Ecco, però questo fatto può essere un motivo sicuramente. Anche perché l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, ci sono delle aziende anche sul territorio molto importanti, non stiamo a citarle, ma sono imprenditori ascolani, gruppi ascolani, società ascolane, che comunque puntano su questo, perché
Abbiamo parlato di Faraotti, ma ce ne sono, tante... di Tosti, Gabrielli, ce ne sono tanti di imprenditori sul territorio. Abbiamo un ottimo tessuto di media industria. La stessa Pfizer, abbiamo delle aziende che ormai vanno anche a livello mondiale. Anche, abbiamo la Pfizer, anche la Barilla, quindi, però, sai, molti studenti, molti laureandi, questo è uno spot importante perché è uno stimolo, no? Per rimanere in zona, rimanere ad Ascoli. Io andavo a dire dello spot, il bando serve per cercare di far rimanere i ragazzi in zona. Poi, sai, i bandi sono sempre molto articolati, molto strani, non vanno i punteggi, quindi... Vabbè, però, no, è una cosa, è una cosa molto, molto positiva. Allora parliamo di bandi. Ecco, è una cosa molto, molto positiva. E speriamo che molti ragazzi ascolani partecipino a questa... Magari con delle piccole iniziative, perché poi abbiamo visto, magari... alcuni giovani che si sono inventati delle start-up e poi adesso hanno delle aziende a livello mondiale. Esatto, ma tra l'altro si parla di imprese innovative, quindi sfoga la creatività magari sul settore che possono essere quelli che tirano in questo momento. Il settore dei servizi. Di qualsiasi genere, anche utilizzando le tecnologie, eccetera, eccetera. Mi riallaccio a quello che stavi dicendo, parliamo di bandi, no? Parametri, eccetera. Una notizia che ha lasciato un po'... Sì. Così, un po' perplessi, nel senso che non ha ha lasciato la mano in bocca al territorio, diciamo. La nota dolente della settimana. La nota dolente della settimana è il fatto che nel bando quello turismo cultura del PNRR, quindi fondo complementare, fondi per le aree del sisma, è stata fatta la graduatoria e tra 12 progetti ammessi, la città di Ascoli, che aveva un progetto di 2 milioni e mezzo, quindi dentro c'era di tutto, dalla casa della valorizzazione della casa di gioventù, Paolo Sant'Agostino, insomma, un qualcosa di importante per far ripartire un po', no, il settore a livello territoriale. Ascoli è arrivata tredicesima, la prima dei non ammessi, e questo insomma ha lasciato un po' quella mare in bocca, un po' il sapore di beffa. Diciamo, no, anche andando a spocciare la graduatoria della provincia di Ascoli, hanno usufruito di questi contributi l'Unione Montana e la Val Fluviale, poi il Comune di Cossignano e il Comune di Acquasanta. Tre progetti del Piceno sono passati. Sì. Diciamo, il problema, la perplessità è nata Ascoli capoluogo, Ascoli capofila. Al di là di questo c'è il fatto che, essendo il territorio ascolano, tra l'altro, quello che ospitava il cratere del terremoto, la prima fase, poi la seconda fase c'è stata Macerata, e comunque Macerata ha avuto 6 progetti approvati e Ascoli ne ha avuti 3, l'Ascolano, Picena ne ha avuti 3 come fermo, diciamo, ci si poteva aspettare magari un progettino in più per Ascoli. Anche Fabriano. Fabriano è arrivato allo stesso punteggio di Ascoli. Sì, lo stesso. E questo insomma... Speriamo che poi mi sembra che... diciamo il coordinatore di questa del rientra dell'ufficio sisma, mi sembra. Sì, questo tutto parte dal PNRR, il commissario straordinario, uffici, commissioni, eccetera, eccetera, tutto a cascata. Però mi sembra che insieme ad altri bandi che hanno finanziato invece le imprese. Ho letto il articolo 2 sulla Gazzetta, questa volta ho letto bene. Ci sono dei fondi, diciamo, non assegnati, nel senso che lì ci sono 80 milioni, scusa, per questo tipo di bando, sì, di indirizzo. Di questi 80.000, 44.000 sono state assegnate. 44 milioni, scusami, sono state assegnate tra Marche, Umbria e Lazio. Quindi resterebbero circa 35-36 milioni con l'Abruzzo che ancora deve destinarli. Quindi diciamo, la speranza qual è? Che ci possa essere qualche residuo che viene rimesso in ballo. Facciamo un appello a mani giunte, no? Vediamo di farci rientrare anche altri. Si spera che se dovesse avanzare qualcosa è fattibile. Poi, Anche perché in quel progetto di Ascoli corposo ci sono tantissime associazioni di volontariato del terzo settore, quindi è importante che magari... Sì, ma al di là di quello è importante insomma che si possa rivitalizzare il capoluogo anche in questa attività. Non solo gli altri comuni ben vengano, ma tra l'altro
dentro il discorso c'era anche un tipo di attività che coinvolgeva la promozione del territorio per tutti i comuni, okay, per tutto il territorio. Comunque, al di là di come abbiamo fatto la nostra analisi, diciamo, aggiungendo il sassetto nello sassetto, diciamo che se ci sono risorse residue, speriamo che un territorio massacrato come Ascoli dal punto di vista del terremoto possa avere qualcosina in più, però ripeto, lì dopo parlano le valutazioni, cioè, parametri, sicuramente è tutto tecnico, certo, che per un punto certo è proprio la beffa, diciamo così. Però chiudiamo questa parentesi e vediamo poi che succede. Altra cosetta volante è quella del, ma, proprio una pillolina al volo, visto che si parla adesso di necropoli lombarda, lombarda eccetera, la notizia che proprio questi giorni il comune di Ascoli ha affidato la progettazione, quindi si andrà a valorizzare grazie ai fondi del Pinqua, Bando Pinqua, la necropoli lombarda di Casteltrosino, con anche un po' si ripavimenterà il borgo antico eccetera, cioè, quindi creando lì anche un altro polo attrattivo turistico che ne valga la pena, insomma. Ma Ascoli è una culla della cultura, abbiamo tantissime zone antiche architettonicamente valide, Casteltrosino è un gioiello, è normale che lo dobbiamo valorizzare, che poi magari Casteltrosino lo conoscono di più forse i turisti che magari noi ascolani, no? Perché, ma, però poi c'è proprio in questi giorni c'è un convegno, c'è un convegno ad hoc, quindi rientra Casteltrosino in un, diciamo, in un circuito. È un discorso anche legato, ma perché c'è un circuito proprio per i Longobardi a livello italiano, sì, e quindi questo favorisce un po' il flusso dei turisti. No, ma è normale, bisogna rendere la zona più accogliente, però è un altro gioiello della nostra. Illuminata per vedere i percorsi, eccetera, quindi insomma. Diciamo, noi ascolani non apprezziamo magari la nostra città, però chi viene da fuori, abbiamo visto anche le presenze sotto le festività pasquali, tanta gente con il naso all'insupera. Diciamo che gli eteri ci sono sempre, oppure diciamo anche la critica è giusta, ci può stare se è la critica. No, ma ti dicevo che però, magari noi perché passiamo tutti i giorni, no? Sì, ormai è l'abitudine. A Piazza del Popolo, quindi, oppure trovi il battistero in mezzo alla strada che dà fastidio, però una persona che viene da fuori che rimane incantata. L'impatto è diverso. Adesso passo la palla a te, perché l'altro tema che vogliamo affrontare è quello del vicino al calcio, diciamo, cioè, un'altra notizia di questa settimana è stata quella di Daspo per i tifosi del Brescia. Sì, nei giorni scorsi è uscito un comunicato della Questura, la Questura di Ascoli in collaborazione con la Questura di Brescia. E nel dopo partita Ascoli-Brescia i tifosi bresciani si sono fermati con i pullman e hanno lanciato delle bombe carta, delle aste verso i tifosi ascolani che sotto via delle Zeppelle defluivano nelle proprie abitazioni. Sono intervenute le forze dell'ordine e in collaborazione con la Digos di Brescia, dalle immagini, il questore di Ascoli ha emesso 31 d'Ascoli. Credo che poi ne avremo, forse, adesso non vorrei fare il mago, ma ci sono stati dei problemi similari dopo la partita con il Pisa, quindi aspettiamo altre... Così pisani che si sono fermati, ma qualcuno voleva anche entrare nei condomini, da quello che... Questo sì. No? E quindi lasciamo l'indagine a questo, sì, però diciamo che due partite una dietro l'altra, sì, comunque hanno fatto, diciamo, qualche problemino da parte della tifoseria ospite. Sì, ma il problema è anche una questione, tra virgolette, di viabilità, perché dove li fai passare i tifosi ospiti? Cioè, Monticelli non possono passare. Da quel punto di vista non voglio dire forza, non voglio niente. Il problema è che se poi i tifosi si fermano, non puoi fare niente, no, ma non è nemmeno. Poi alla fine non è successo niente. Per fortuna non è successo niente. Tutto sotto. C'è il reparto mobile della polizia. Però. Anche perché noi siamo abituati alla Serie A. Quando arrivavano i tifosi della Lazio in massa. Diciamo che abbiamo vissuto delle belle stagioni negli anni dopo dell'Ascoli, dove non sono mancati problemi con le tifosi. Andavamo in redazione tardi perché c'erano sempre problemi. Quindi, senza neanche dover rispolverare episodi purtroppo tragici, come quello di Leno Filippini. Purtroppo, sì. Quindi, purtroppo ci sono delle tifoserie che vanno oltre i limiti, a volte. Sì. Quindi, insomma, ecco. E adesso passiamo da questo aspetto un po' che a quello più extracampo. Sportivo.
Armando Falcioni, giornalista Latte e Miele, sindaco di Martignano, facciamo un po' il punto della situazione sull'Ascoli, missione compiuta per quanto riguarda il primo step. Sì, direi primo e vogliamo essere realisti, anche ultimo step, a parte è giusto comunque non lasciare nulla di intentato a questo punto, anche perché dà un po' di sale a questa ultima fase di campionato che potrebbe rimanere insipida se non ci fosse un traguardo più o meno immaginario. Devo dire, la missione è compiuta, l'Ascoli ha avuto quello che meritava, ovvero una salvezza anticipata, nonostante tante traversie. È stato un campionato che ha fatto un po' come la borsa degli ultimi anni, su e giù, grandi rialzi e grandi ribassi. Ci sono stati momenti di entusiasmo, momenti di crisi che hanno fatto temere il peggio. Devo dire che secondo me, ecco perché voglio essere oggi pervaso da sano realismo, la squadra occupa la posizione che merita. Una squadra che poteva avere qualche acuto, ma diciamo dal punto di vista complessivo è una formazione da metà classifica. Il campionato, dicevo, è abbastanza realistico rispetto alle potenzialità della nostra squadra. La tua esperienza, anche il sentore, no, della piazza, qualcuno dice se fosse arrivato Breda prima forse avremmo avuto dei punti in più. Tu cosa ne pensi? Ma anche noi cadiamo spesso nella tentazione del senno di poi. Io voglio essere coerente, non sono stato un anti-Bucchi del primo momento. Bucchi secondo me ha gestito male il rapporto sia con la tifoseria sia con la squadra. Dal punto di vista tecnico ha avuto un torto grosso, ovvero quello di rinnegare la sua impostazione tecnica, quella del 4-3-3, doveva nascere e morire con il suo credo calcistico. Non l'ha fatto e questo credo che sia stata la colpa maggiore. Breda ha avuto il merito di essere molto più concreto, molto più realistico nel impostare una squadra per salvarsi. In un certo momento abbiamo rischiato questo. Breda è stato anche un tantino fortunato nel poter contare sui giocatori di maggior valenza. E su tutti mi riferisco alle ali, che se non avesse compiuto al 67esimo, vado un po' a memoria, quella parata gol in Ascoli Brescia 2-2 con l'Ascoli già in inferiorità numerica, probabilmente in questo momento parleremo di un altro campionato. La domanda del momento è Genoa, Cosenza, Regina, 3 partite per sperare? Mi riallaccio all'apertura del servizio, credo che abbiamo compiuto la missione. Queste 3 giornate le rendiamo sapide, proprio perché c'è un ipotetico traguardo da raggiungere, e lo facciamo con una forma mentale ideale, cioè di quella che della squadra che non ha nulla da perdere, si è praticamente salvata, se non andasse ai playoff non ci si strappa e non c'è gente che si butta per terra per la disperazione, e quindi credo che la condizione è ideale. È una squadra che comunque corre, l'abbiamo visto anche con il Pisa, ci sono giocatori in palla, e devo dire che Breda, riallacciandomi alla tua seconda domanda, è stato bravo nel credere in alcuni giocatori soprattutto e trovare un'identificazione tattica. Mi riferisco al 4-3-3 che potrebbe essere tatticamente pericoloso, lui l'ha trasformato in un 4-3-1-2, ha riesumato, se mi concede il termine, Dionisi in quella posizione, qualche volta ci ha messo Mendes, e quindi insomma i risultati gli hanno dato ragione, e credo che sia doveroso per la società adesso puntare su Breda, sperando poi che non ci sia, come accaduto negli ultimi anni, questa altalena di allenatori che, sottile a parte, non è stata molto producente. Abbiamo ascoltato l'intervista a Armando Falcioni, si può essere d'accordo su quello che ha detto e non si può essere d'accordo. Sicuramente l'Ascoli, questo lo possiamo dire, ha rispettato l'obiettivo della salvezza. Tecnicamente mancherebbe un manca punto, però ci sono degli incroci, ci sono degli scontri. Diciamo, la salvezza ce l'abbiamo. La notizia della settimana è che la Regina ha avuto un'ulteriore squalifica di punteggio. Quindi l'Ascoli tecnicamente 4 punti, sì. L'Ascoli tecnicamente è ottava e potrebbe... Cioè, nel momento in cui stiamo registrando l'Ascoli sarebbe ai playoff. Tecnicamente sarebbe ai playoff. Però tra qualche ora ci sarà questo big match a Genova contro il Genoa. E sarà una partita, sarà un big match, perché l'Ascoli punta ai playoff.
Il Genoa basta credo un punto per la promozione diretta, quindi sarà una partita importantissima. Consideriamo che Marassi dovrebbe intorno ai 35.000 spettatori, perché il Genoa consideriamo anche questo inghippo, questo ostacolo in questo senso, perché a livello di affluenza condiziona della tessera del tifoso. Sì, purtroppo tra virgolette è stata richiesta la tessera del tifoso, e vuoi la trasferta che non è vicino, nel proprio vicinissimo Genoa, e non è nemmeno comoda per arrivarci, vuoi questa cosa della tessera del tifoso, non ci sarà l'esodo bianco-nero. Però forse perché da Genova sanno che gli ascolani quando si muovono in massa. Sì, forse l'hanno messa apposta, no, a parte gli scherzi. Sarà una partita importante, mancherà Botteghin squalificato, e clamorosamente sarà la prima assenza in campionato del difensore. Ma non aveva saltato nemmeno un minuto, aveva giocato ininterrottamente all'inizio del campionato, purtroppo per recidività di ammunizione è squalificato Botteghin. L'arbitro sarà Simone Sozza di Seregno. Sarà una partita. Dovrebbe rientrare da quello che si è capito Bellucci per questa circostanza. Sì, diciamo con l'esperienza sua, se è in forma, è molto molto utile. Sarà una partita dove l'Ascoli potrà giocare senza problemi, perché alla fine. Questo aspetto qui, appunto, ti volevo chiedere, questo aspetto di essere liberi mentalmente, no? Sentirsi un po' più meno condizionati dalla pressione. Può essere un vantaggio oppure uno svantaggio, e quindi dare un po' di allentamento a livello... Allora, dipende dall'allenatore. Da Breda, tra parentesi, si è fatto un grandissimo lavoro. Se è riuscito a tenere la squadra in un certo modo. Però è normale che tu, avendo giocatori come Dionisi, come Forte, come Eramo, giocatori di esperienza, io vedo anche lo stesso Leali, gente che sa gestire lo spogliatoio, quindi io credo che la squadra è carinissima, è andato un giocatore. Io penso che anche lo stesso Breda, nella sua tranquillità, no? Una persona molto usata, eccetera, però è riuscito a creare un equilibrio nello spogliatoio. Sicuramente, e per il rovescio della medaglia, io credo che sia forse più preoccupato Girardino, che tra parentesi si sarà squalificato, quindi credo che guarderà la partita in tribuna. Perché? Premesso che il Genoa, se non va sabato, non viene promosso sabato, ci andrà. Ma è una questione di. No? Io penso proprio di sì. No? Quindi, però è normale che, sai, festeggi tra il tuo pubblico, no? In casa, tutto. Però sicuramente. Se festeggiassimo con un pareggio? Secondo me potrebbe bastare. Secondo me è il risultato che più logico, credo, perché poi ci abbiamo, se ti ricordi bene, lo scorso anno la Cremonese doveva festeggiare con l'Ascoli e perse. Quindi io credo. Noi siamo in questa festa ideali. Sì, io credo che il risultato più logico di questa partita sia un pareggio. Poi abbiamo Cosenza e Regina. Sulla carta il Genoa è uno squadrone. No, quindi teoricamente sarebbe il Genoa, però. Diciamo che l'Ascoli è sempre sorpreso, ha una bella l'Ascoli compatta in questo momento. L'Ascoli è una squadra strana, una squadra pazza. Che può dare fastidio a chiunque. L'Ascoli può vincere con qualsiasi squadra e può perdere con una squadra di serie di interregionale, di serie D. È una squadra pazza, però se in giornata può battere chiunque. Può dare fastidio. E quindi Genoa, che Genoa è uno squadrone, Genoa se questo poteva giocare in Serie A, in campionato di Serie A. Poi, specialmente con Girardino, ha avuto un nuovo slancio. È stato grazie al cambio di allenatore, che ricordiamoci, Girardino era l'allenatore della primavera, è stato messo lì temporaneamente, doveva fare tre partite. C'era sempre così. Doveva fare tre partite e aveva esordito ad Ascoli all'andata, no? Pareggiò e poi da lì è rimasto. Quindi sarà una partita importante, una partita da tripla, però secondo me il risultato forse più logico è il pareggio. Credo alla fine poi magari il Genoa darà anche un'occhiata a quello che succederà a Bari. Sicuramente, perché se Bari si ferma, Genoa non ha nessun problema, si potrebbe accontentarsi e festeggiare. Sì. Vabbè, vedremo, questo basterà aspettare. Un'altra cosa, un'altra pilloletta che riguarda sempre il calcio è la soddisfazione dell'Atletico Ascoli. Sì, avevamo detto nella puntata zero che l'Atletico Ascoli Ci sono la sveglia, sì, abbiamo messo la sveglia a 25 minuti, quindi ancora qualche minuto ce l'abbiamo e qui la togliamo e se la sai togliere, sì,
Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. Non si, se la sentite la sveglia che non riesco a toglierlo. L'Atletico Piceno è stato promosso, l'Atletico Ascoli, una volta si chiamava Atletico Piceno. L'Atletico Ascoli è stato promosso in Serie D dopo 2-3 anni che erano sempre lì. Meritatamente, un grande in bocca al lupo a questa società che diventa, già lo era, ma diventa la seconda squadra della città. Cioè, un po' si va a riverificare quello che era successo col Monticelli, sì, era andato in Serie D Monticelli. Con il Monticelli, ricordiamo che in panchina c'era l'ex bianconero Sergio Pirozzi, che nelle dichiarazioni con l'Atletico Ascoli, nelle dichiarazioni ha detto: questa mi ha ridato la vita, perché lui era un paio di anni, si era fermato come allenatore, si era dato un po' la politica a livello di... Ricordiamo che lui appunto aveva allenato la Primavera. Sì, lui aveva allenato la Primavera all'Ascoli, poi è stato il sindaco di Amatrice durante il terremoto, e niente. Era un aspetto meno positivo. No, questo è, diciamo, negativo per lui, però è stata una persona che è stata molto molto vicino ai suoi concittadini, alla sua città. E quindi questa è una... avremo l'anno prossimo, da settembre, due squadre da seguire in modo più... con più attenzione. L'Ascoli in Serie B, non si sa, in Serie B, diciamo la cosa, no, passo, la, diciamo. Parti scherzi, la cosa più tranquilla, la Serie B, poi vediamo, no? Può succedere. Adesso speriamo di divertirci in queste tre partite. Sicuramente, anche perché poi abbiamo visto negli ultimi anni che, avendo i conti in regola, il bilancio in regola, può succedere di tutto, perché sono alcune squadre che hanno dei problemini, quindi tutto può essere. Però intanto c'è anche da vedere questo aspetto qui, intanto io ho scombusso la certo intanto per esempio anche il Parma ha avuto un punto di penalizzazione, anche se il Parma è più su, no? E quindi bisogna fare i complimenti a Pulcinelli, che oggi fa l'elencaggio Serie B, salvato, e quindi il prossimo anno faremo, mi sembra, il settimo anno di Serie B. E comunque a un certo punto del campionato eravamo quasi a livello di disperazione per il fatto. Eravamo un punto. Rischiavamo un punto dai play-out. E adesso ci troviamo lì. Comunque le ultime tre giornate, come lo scorso anno, l'anno scorso l'obiettivo fu centrato, comunque anche se non dovesse essere centrato, ci stiamo provando e siamo lì. Siamo anche realisti e onesti, io capisco anche i tifosi, e ci mancherebbe, perché la tifoseria dell'Ascoli anche quest'anno monumento, no? Però Ascoli è una città che per la B, fare la Serie A oggi, sai quello che costa, sai quello che... cioè, la città con tutti i problemi che... no? Va bene così. Con raziocinio va bene anche. Poi è normale. Con l'entusiasmo, la passione, ci proviamo. Ci mancherebbe, anche perché chi sta vicino a noi... Se ci tolgono anche... No, anche perché, vediamo, questa non vuole essere una polemica, ma chi sta vicino a noi è in situazioni drammatiche, no? Perché Teramo è sparito. Ascoli, come si dice adesso, ha quel know-how, no? Quella conoscenza delle cose, che diciamo ha una certa esperienza per queste cose. Ascoli mette, l'anno scorso abbiamo visto col Benevento, quasi 11.000 spettatori a Del Duca, quindi è uno dei gioielli, no? Della città, sono le tre grandi, no? Tu dici, lasciamo perdere, però no, perché cerchiamo anche di... E quindi complimenti alla, diciamo, ritorniamo all'Atletico Ascoli, al presidente Giordano Graziani, che negli ultimi anni ha investito tantissimo, cioè, ci è riuscito, meritatamente, qualche soddisfazione sicuramente se l'è meritato. E arriviamo alla fine, perché sì, perché qui abbiamo passato già la mezz'oretta. Arriviamo alla fine, qualche notiziola utile, appuntamento, notiziola utile, ho trovato ad esempio il fatto che gli asili nido per le iscrizioni sono state riaperte dal comune di Ascoli, dal 1° fino al 31 maggio può essere effettuata l'iscrizione agli asili nido, poi i criteri requisiti sono quelli di tutti gli altri anni, quindi questa è un'informazione per chi ha i bimbi, insomma, di una certa età, sotto a 3 anni, quindi possono fruire della struttura. Hai qualche altro appuntamento? Sì, lunedì prossimo, il 8 maggio, ci sarà per 3 giorni nel progetto Erasmus, ci sarà l'iniziativa Music in Inclusion, e Ascoli ospiterà una delegazione con studenti dalla Francia e dalla Macedonia del Nord. La delegazione sarà composta da 18 persone, saranno in città, ci saranno, diciamo, degli scambi culturali sulla musica, e per quanto riguarda la nostra città, l'Istituto Spondini e l'Istituto
capofila, di capofila. Altro appuntamento sempre per quanto riguarda l'entriamo nella musica, il 13 maggio alle ore 18 presso l'Auditorium Neroni, ci sarà il concerto per la pace con un omaggio ad Ennio Morricone, e sarà una bellissima serata con della musica di alto livello. Beh, io credo che per oggi abbiamo sforato anche oggi, nonostante la sveglia di Biondi, dopo la trasmissione andrà a leggere il manuale per capire come si trova. Sì, no, però se riuscite a spegnere casualmente. Quindi non resta che darvi appuntamento per la prossima puntata della Piazza, vi riserveremo altre sorprese con notizie, approfondimenti, chiacchiere, post e quant'altro ci verrà in mente. Sì, poi ringraziando Dio è arrivato il tempo buono, forse magari ci facciamo qualche... passeremo in qualche piazza, no? Facciamo anche qualche piazza proprio dalle piazze, vediamo. Grazie a tutti e ci vediamo, ciao! Salve!